di lasciare questa terra che per 16 anni ho tenuta, perché ora l'invidia e la perfidia di Cartagine mi costringono ad abbandonare vergognosamente. Voglio, Marvale, che tutti i nomi delle battaglie in cui ho fiaccato la potenza di Roma siano incisi nella pietra, perché i romani ricordino. Non Roma ha vinto Annibale, ma il destino implacabile. I romani non potranno dimenticare. Le tue vittorie sono incise nelle loro carni. Ma la tua più grande vittoria, Annibale, l'avrai in Africa, difendendo la tua patria. Ah? Se la patria è quella terra per la cui conquista patire, combattere, è una gioia. Se la patria è quella dove hai posto tutte le tue ambizioni e ne hai fatta la ragione stessa del tuo vivere. Se la terra che può farti soffrire nell'abbandonarla sino a morirne. La mia patria è l'Italia. Scipione, ai cui piedi ben 30 di voi vennero a prostrarsi. Ora voi rispondete saccheggiando le nostre navi e violando la tregua da voi stessi richiesta. L'annunzio dell'arrivo di Annibale ha certo ispirato tanta impudenza. Ma se la sorte non vi darà la vittoria e sarete sconfitti, quali idee invocherete? Quali parole troverete per impietosire il vincitore? Insulta la maestà del consiglio degli anziani! Vediamola per i romani! Decidano le armi! Sì. Dite a Scipione! E Cartagine rimette la decisione alle armi! Voi non avete più nulla da sperare, né dagli dèi né dagli uomini! Lo sdegno dei romani è giusto. Violare la tregua dopo averla invocata è contro ogni diritto. Affiniamoci ai romani! Cartagine ti accoglie con immensa gioia. Essa si consegna a te con cieca fiducia. Affida nelle tue mani ogni potere ed è sicura che tu non indugerai a raggiungere il nemico ed a costringerlo ad accettare battaglia. Bisognava rispondere quando vi chiedevo aiuti dall'Italia. Siete sempre i medesimi di allora. Solo perché il pericolo alle porte vi fate ora umili. Siete voi stessi la causa della vostra e della mia disgrazia. Andate. Dite al consiglio degli anziani che attaccherò quando mi piacerà e se mi piacerà.